Buongiorno e benvenuti nel mio canale. Ieri Shotcut, il celebre video editor, si è aggiornato a una nuova versione. Andando qua su News si può vedere anche quelle che sono le novità. New version, eccola qua. Sono stati aggiunti una pitch compensation, vale a dire per mantenere lo stesso tono di voce quando si ha lo slow motion o quando si aumenta la velocità di un video. È stato inserito un nuovo filtro che si chiama corner pin, tradotto come perno d'angolo in maniera pessima, ma soprattutto è stata inserita un nuovo sistema per far andare i video all'indietro, diciamo così. Ora, oggi vedremo soltanto questa ultima opzione, cioè come far andare i video all'indietro, eventualmente come far andare anche una singola clip di un video all'indietro. Inoltre sono stati fissati e risolti diversi altri, come sapete, Shotcut è un programma sperimentale, quindi ha diversi bug. Vedete, ieri con il nuovo aggiornamento sono stati risolti diversi bug, qui c'è l'elenco di tutti i bug che sono stati risolti e sono stati aggiunti anche dei cambiamenti magari alle varie voci del menu e ai vari filtri. Insomma, se uno è interessato a quello che è stato modificato nella nuova versione 20.04.12, va su News e nella home page di Shotcut e se lo trova. Ecco qua. Adesso vediamo appunto come far andare un video all'indietro, come far andare una parte di un video all'indietro e come mantenere eventualmente lo stesso audio. Quindi apriamo Shotcut. Qui lasciamo automatico nel progetto, impostiamo la cartella dei progetti, ma questo lo sapete già, e prendiamo un primo video, andiamo su elenco di produzione e prendiamo il primo video, questo lo trasciniamo nella finestra dell'elenco di riproduzione e questo è il video. Mettiamolo nella timeline. Andiamo qua sull'ultimo pulsante sulla sinistra sotto il player per visualizzare, per posizionare l'indicatore di riproduzione all'inizio. Ecco qua. Qui magari si può, come vedete, su Shortcut si possono modificare tutte le finestre, vedete? Forse qualcuno magari non lo sa perché nei commenti mi è stato chiesto. E questo anche qua, naturalmente. Dunque, detto questo, fatto questo inciso, come si fa a far andare questo video all'indietro? Prendiamo tutte le opzioni possibili. Prima opzione, far andare tutto questo video all'indietro. Quindi il video, come vedete, è selezionato perché c'è il bordo rosso su tutta la clip. Si va su proprietà, qui, oppure anche proprietà qua giù, uguale, oppure anche da un'altra parte visualizza proprietà, cioè la stessa cosa, però. Scegliamo questo che è più semplice, proprietà. E qui ci sono tutte le proprietà. Dunque, qui nell'audio ci sono un sacco di cose nuove, magari le vedremo un'altra volta. Per invertire, cioè il video, per farlo andare al contrario, si va appunto su invertire qua e si apre questa finestra. Consente di scegliere il formato di uscita immediatamente. Se si importa tutto sulla sinistra, vuol dire che con una buona qualità il formato sarà MP4, quindi un formato compresso. Se si mette al centro con una qualità superiore, il formato sarà MOV, il formato della Apple. Se invece si mette al massimo con una qualità migliore, il formato sarà MKV. Un formato usato negli streaming, soprattutto e anche nei film che vengono scaricati da internet. Noi ci basta un formato buono, facciamo quindi MP4. Andiamo su OK, si aprirà Explorer File in OS Windows. Si lascia magari, come vedete, viene aggiunto nel nome del file, viene aggiunto invertito. Andiamo su salva e verrà invertito questo file e vedremo qua
in attività tutto il processo e il file verrà invertito. Ecco, finito. Il file viene invertito anche nella timeline. Se noi facciamo andare la timeline, ho preso questo video apposta, ci si rende conto che è invertito dal fatto che, come vedete, le due donne vanno all'indietro. Si può chiaramente invertire nuovamente per farle ritornare in avanti, tanto per divertirci un po', mettiamo sempre la qualità MP4, andiamo su OK, stavolta sarà invertito due volte, e andiamo su salva, e quindi adesso torneranno ad andare in avanti. Adesso si controlliamo, vedete. Se noi però vogliamo far andare all'indietro solo in un determinato punto, si sposta l'indicatore di riposizione, magari qua, ecco, vogliamo far andare all'indietro le due ragazze, da questo punto si va qua su questo pulsante che suddivide la posizione dell'indicatore di riproduzione, qui, poi si sposta fino a qua, ecco, diciamo che vogliamo che il video vada all'indietro soltanto tra questo punto e questo punto, anche qui andiamo su suddividi la posizione dell'indicatore di riproduzione, ecco fatto, spostiamo l'indicatore di riproduzione qui nel centro, selezioniamo questa clip centrale che come vedete diventerà bordata di rosso e a noi adesso invertiremo soltanto questa parte qua centrale. Volendo, si può fare una cosa anche secondo me migliore, cioè si sposta qua, così, si clicca per selezionarlo, destro del mouse, si va su copia, l'indicatore di riproduzione si va qua e si porta alla fine della clip, cioè qui, vedete, poi si va qua su incolla e incolliamo una seconda clip accanto alla prima. Poi rispostiamo questo qua in fondo, si può anche fare così, destro del mouse rimuovi, quindi c'è una parte della clip che è stata copiata due volte, no? Questa è la prima parte e questa è la seconda parte, che è la stessa. Possiamo far andare all'indietro soltanto la seconda parte, quindi si clicca qua, si va su invertire. Scegliamo sempre la qualità MP4, andiamo su OK, questa volta sarà invertito, 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 andiamo su salva e verrà invertita soltanto quella parte lì, cioè vedremo una clip interna del video prima con la direzione normale e poi con la direzione invertita. Tutti questi video poi vengono salvati, come vedete qua, tutti salvati nella cartella di destinazione. Se vogliamo fare una prova di quello che è successo, all'inizio è normale e anche quando arriverà nella clip che abbiamo invertito sarà normale, poi però andrà all'indietro per un po' di tempo, ecco fatto, e poi tornerà ad andare in avanti. Dunque, cosa succede quando c'è l'audio? Quindi qui eliminiamo tutto, destro del mouse, rimuovi traccia, ecco fatto, andiamo su elenco riproduzione, scegliamo un altro video, questo, andiamo qua, spostiamolo nella timeline. Posizioniamo l'indicatore di posizione all'inizio, a parte che c'è già. Qui questo video ha pure l'audio. Se noi lo facciamo andare all'indietro, questo audio verrà tutto distorto perché anche l'audio andrà all'indietro. Vogliamo provare? Andiamo su proprietà, facciamo su invertire. Scegliamo sempre la qualità MP4, ok, qui sarà aggiunto invertito al nome, andiamo su salva e verrà invertito, con l'audio pure invertito.
portiamo l'indicatore di posizione a 0, adesso vedrete che le persone invece di andare in avanti passeggiano all'indietro, così come le automobili. Però sentite, l'audio è pessimo perché andando all'indietro l'audio è chiaramente pessimo, è inintelligibile. E allora come si fa in questi casi? In questi casi si elimina questo qua, si va sempre sull'elenco di produzione, si riporta il video normale non invertito, destro del mouse rimuovi, questo è non invertito. Allora come si fa? Si può scollegare l'audio, quindi si seleziona il video o la clip per vedere il video che vogliamo mandare al contrario, anzi, selezioniamo, facciamo come se abbiamo fatto in precedenza, selezioniamo una clip, quindi suddividiamo da questo punto a questo punto. Poi selezioniamo questa clip centrale, destro del mouse copia, posizioniamo l'indicatore di produzione alla fine, andiamo su incolla e quindi verrà incollata una clip identica a quella che abbiamo copiato. Destro del mouse rimuovi. Adesso noi diciamo che vogliamo far andare indietro soltanto questa parte qua di video. Però vogliamo mantenere, possiamo fare in due modi, eliminare completamente l'audio oppure magari copiare quest'audio qua. Se vogliamo eliminare completamente l'audio, andiamo a destra del mouse, scollega audio, poi mettiamo qui il lucchetto alla traccia video, andiamo qui in basso, destro del mouse, taglia e eliminiamo l'audio. In questo modo, quando noi invertiremo, adesso eliminare il lucchetto, quando invertiremo questa clip, l'audio sarà assente. Quindi andiamo su proprietà, invertire, scegliamo sempre MP4, ok, facciamo invertito 2, andiamo su salva. E sarà invertito soltanto questa clip qua che non avrà audio. Possiamo fare la prova. All'inizio ci sarà normale, poi ci sarà la clip che abbiamo copiato e sarà anche questa normale. E poi ci sarà la clip in cui si va all'indietro. Ecco qua. E poi si torna normale. Volendo possiamo fare un'ulteriore cosa, per esempio la clip che abbiamo copiato si seleziona, destro del mouse scollega audio, destro del mouse qui si mette il lucchetto, destro del mouse si va su copia, si sposta l'indicatore di produzione qua alla fine, si va quindi su incolla. E abbiamo incollato lo stesso audio anche nella seconda clip. Adesso andiamo all'inizio, togliamo il lucchetto e adesso anche la seconda clip andrà al contrario il video, però l'audio sarà lo stesso della clip originale. E come vedete va al contrario, ma l'audio sarà lo stesso della clip originale. Più o meno queste sono tutte le cose che si possono fare con questa nuova funzionalità di Shotcut. La prossima volta vedremo il corner pin e magari vedremo anche altre cose che riguardano l'audio. Come vedete qua c'è la possibilità di sincronizzare, adesso hanno migliorato la sincronizzazione, speriamo. Perché prima non funzionava molto bene e c'è anche la compensazione del tono. Questo è tutto, alla prossima volta.